Buongiorno a tutti, un cordiale saluto dai leghisti valdostani e mio personale a tutti voi presenti. Da questo palco avete sentito di tutto e di più, io mi limiterò solo a fare un'analisi della mia piccola nazione. Essendo il segretario della nazione più piccola della Lega, sono abituato ad aprire gli interventi dei vari segretari delle altre nazioni. Però questa volta lo faccio con orgoglio perché sono onorato di prendere la parola per primo perché la Lega Nord Valle d'Aosta non è più la Cenerentola delle varie nazioni. Pur essendo noi una piccola realtà in fatto di numeri, dove essere leghisti vuol dire essere schedato, dove è difficile esporsi e di conseguenza tesserarsi, ma nonostante tutte queste difficoltà abbiamo lavorato bene, tutti uniti, con lo stesso scopo e soprattutto senza rancori o ripicche personali, ma solo con la voglia di crescere e i risultati ci hanno premiato. Alle ultime elezioni politiche del 2013 abbiamo presentato due valide candidate ed abbiamo ottenuto il 3,92% dei suffragi elettorali e siamo state, nonostante il momento difficile di queste elezioni, che si sono svolte in un periodaccio per la Lega Nord, con tutte le difficoltà presenti, siamo l'unica nazione che è riuscita a crescere. Questo Un risultato. attimo di silenzio perché altrimenti non sentiamo l'intervento di Ferrero. Questo risultato ci ha permesso di avere visibilità, stima e riconoscenza in ambito regionale. Da quel momento si è iniziato a parlare di Lega in Valle d'Aosta, sia da parte della stampa e di tutti gli altri organi di informazione, sia da parte delle altre forze politiche, ma soprattutto da parte della gente, dalla parte dei valdostani. Ancora molte persone non hanno il coraggio di essere leghisti, di tesserarsi, ma tante persone adesso ci appoggiano, ci aiutano e ci sostengono continuamente. Le ultime politiche, e questo tengo a sottolinearlo, sono stato per noi valdostani un punto letteralmente di svolta e vi spiego perché. Tanto era il desiderio da parte delle altre forze politiche di avere in lista le nostre candidate che siamo riusciti a barattare il fatto che il deputato unico della Valle d'Aosta, che è sempre stato iscritto nel gruppo misto a Roma, entrasse nel gruppo Lega Nord. Per questo motivo il gruppo ha cambiato nome ed è diventato Lega Nord Autonomie. E io ringrazio che i due estremi della cartina italiana abbiano contribuito a formare questo nuovo gruppo Lega Nord Autonomie. Questo per la Valle d'Aosta è stata una rivoluzione copernicana. Ha spiazzato tutti i valdostani che si sono domandati come mai prima la Lega Nord fosse stata mai presa in considerazione ed ora il deputato ne faccia parte del nostro gruppo. Nelle elezioni regionali del 2013 siamo stati determinanti per la vittoria della coalizione. Questa campagna ci ha notevolmente rinforzato sul territorio e grazie all'onorevole Giancarlo Giorgetti che ha entusiasmato gli elettori valdostani tanto da essere richiesto per tutti i comizi. Questo per noi ha voluto dire molto. Ringrazio ancora Giancarlo che ci ha dato il suo grande aiuto. Altra manifestazione di affetto verso noi leghisti valdostani, con la conferma che il nostro movimento è vivo e in crescita, l'abbiamo avuto con la visita a fine gennaio ad Aosta, in occasione della fiera millenaria di Sant'Orso, del nostro segretario federale Matteo Salvini. È stato accolto con grande interesse da tutti gli organi di stampa regionali, ma soprattutto dagli espositori che invitavano Matteo nella visita della fiera al loro banco e gli spiegavano i lavori da loro esposti. Aggiungo anche offrendo da bere e da mangiare, al quale il segretario non ha mai ha sempre accettato.
Per tutta la mattinata sono stato contattato da espositori, esercenti e cittadini che volevano conoscere Matteo. Questo è stato un grande onore per me che rappresento la Valle d'Aosta. Approfitto di questa occasione per ringraziarlo nuovamente e nuovamente invitarlo in Valle d'Aosta. Spero che accetti il nostro invito. Le europee ultime hanno confermato il trend in crescita della Lega Valdostana. Abbiamo ottenuto il 6,83% dei suffragi, una delle più alte percentuali di tutte le nazioni. Ma la vera conferma della rinascita della nostra nazione l'abbiamo avuta con i 5 referendum. Noi non avevamo un solo consigliere comunale eletto che potesse autenticare le firme. Questo però non ci ha impedito di lavorare e non ci ha fermato. Abbiamo fatto diversi gazebo informativi per stare a contatto con la gente, sensibilizzarla, informarla, invitarla ad andare a votare nei comuni. Siamo poi riusciti a convincere 2 consiglieri comunali di Aosta, appartenenti ad altre forze politiche, di aiutarci a raccogliere le firme, e quindi abbiamo fatto il gazebo questa volta con la raccolta firme. Vi confesso che sono stati i giorni più belli del mio lungo mandato di segretario nazionale. Per la prima volta i cittadini valdostani, che erano restii al nome della Lega, facevano la coda per poter firmare le nostre proposte. Nell'attesa si informavano con i nostri militanti e sostenitori dei contenuti dei referendum e ringraziandoci per la nostra iniziativa e invitando il segretario federale Matteo Salvini a portare avanti le istanze della popolazione. Siamo rimasti inoltre sbalorditi dal numero di persone che sono andate a firmare nei comuni. Abbiamo superato il budget ed è stata per noi una grande soddisfazione. Vi chiedo scusa e spero di non avervi annoiato con questa mia cronistoria. Mi auguro vivamente di aver dimostrato che in una regione dove essere leghisti si rischia molto e si rinuncia tanto, ma che lavorando tutti insieme, senza alcun interesse personale, ma solo per il bene del movimento, la Lega Nord continuerà a crescere. Grazie e buon congresso a tutti.